Tanti tifosi intervenuti alla cena biancorossa, dove si è palesato l'affetto e l'attaccamento ai colori biancorossi e la sofferenza per la mancanza di una squadra. L'iniziativa, voluta dall'associazione Amici della Rata, aveva l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sul fatto che i colori biancorossi non siano attualmente rappresentati su alcun terreno di gioco. Giovanni Orlandi, presidente di Amici della Rata, io penso che questo bilancio di questa serata sia bello, di Allora, partecipazione. innanzitutto, Presidente, sì, perché comunque eletto, però un semplice tifoso come tutti quanti. La serata è una bellissima serata, bisogna ringraziare tutti gli intervenuti, bisogna ringraziare assolutamente gli ospiti d'eccezione, i gemelli del gol che siamo riusciti a riunire. L'obiettivo era quello di tenere comunque alta l'attenzione, la passione sui colori biancorossi, colori che rappresentano la città prima di tutto. E penso che l'obiettivo sia stato raggiunto. L'associazione cerca. Scusa, Prego. adesso tanti elogi, benissimo, però andiamo al concreto, siamo solo al primo passo verso un qualcosa che speriamo sia di realizzabile in maniera soddisfacente. Il calcio giocato manca a tutti. Un anno è stato già trascorso senza colori biancorossi maceratesi, quindi non deve succedere per la prossima stagione ripetere Questo è un questo. impegno tuo, personale, Questo delle amici della Rata, è un auspicio di tutti i tifosi, come quindi, tifoso. tutti i tifosi e quindi anche dell'associazione. Associazione che sicuramente può cercare di spendersi, deve essere un po' il faro nel dirimere certe situazioni. È un ruolo comunque impegnativo, che però con l'aiuto di tutte le componenti della tifoseria sicuramente potrebbe portare dei buoni frutti. Ecco, è molto bello che qualcosa si sia risvegliato a Macerata dopo 6 mesi di silenzio tombale. Voi avete altre iniziative, oltre che quella di questa sera, anche a livello culturale con dei convegni e soprattutto organizzativo per i giovani? A gennaio c'era stato un altro incontro che comunque dal punto di vista dell'entusiasmo non bisogna dimenticare perché ha radunato tanti tifosi, Parli giù. ah sì, ed è 88, quindi bisogna dare adito in quell'assemblea pubblica, alle persone che l'hanno organizzata bisogna comunque fare un plauso perché sono riusciti a portare tante persone e a risvegliare anche loro tanto interesse. Noi abbiamo altre iniziative, legate sempre ovviamente ai colori biancorossi, faremo una settimana biancorossa nel mese d'aprile, all'interno di quella settimana ci saranno una serie di eventi legati al mondo del calcio, cercheremo di coinvolgere anche delle personalità, appena tutto il cartellone sarà delineato lo comunicheremo a tutti gli organi stampa. Altro aspetto importante dal punto di vista sportivo è il Velox. Un qualcosa che ha sempre contraddistinto il calcio giovanile maceratese, che deve essere portato avanti, di comune accordo con tutte le componenti sportive della città, perché comunque deve essere il torneo della città di Macerata. Città di Macerata, anche se è sempre stata la maceratese, che in questo momento dal punto di vista della società, dal punto di vista del sodalizio, non è presente. Un'altra cosa che sicuramente l'associazione cercherà di fare è quella di mostrare molta attenzione al procedimento fallimentare che è in atto nei confronti del vecchio sodalizio. Questo è Vecchia. da sottolineare. Sicuramente, come dicevo prima, dovrebbe essere una linea, dovrebbe tracciare delle linee guida all'associazione, farsi carico di convogliare le energie positive sotto tutti i punti di vista verso anche l'acquisizione di quelli che sono i simboli della Maceratese. Dopo tanti anni, io devo dire sinceramente, mi commuovo a ritornare ad intervistare Giovanni Pagliari. Tante interviste quando io ero giovane, tu eri un bambino, ma Anche io. tu eri un bambino prodigio che insieme a Morbiducci, che stasera è presente qui al bar Firenze per festeggiare questa ripresa di interesse per il calcio maceratese, presente insieme a te Morbiducci lì al tavolo. Comunque Giovanni, quanto tempo è passato?
Quanto tempo è passato da quando la maceratese era al vertice dell'interesse della città? Purtroppo sì, ma cerchiamo di rimanere giovani dentro. Questo è un modo di dire, guarda. È la consolazione di quelli che non sono più giovani. Però al di là di quello, poi c'è sempre la voglia di, in tutte le cose, no? Di ricominciare. Vedo che anche la gente qui sente la mancanza della rada, prima o poi qualcosa faranno. Io volevo farti una domanda, tu da ex icona del calcio maceratese e anche da cittadino che vive vicino a Macerata, Tolentino, come non ti ha colpito questo default totale, questo crollo verticale della Maceratese? No, tanti anni in passato, tanti problemi, retrocessioni, ma quasi sempre la forza di riprendersi, questa volta proprio un calo verticale alla fine. Sì, colpito naturalmente, anche se questo è un momento storico particolare. Ma è un caso che è tipico di Macerata, sì. Non è che si ripeta tanto. È la prima volta nella storia che non ricomincia neanche. Che non ci sia neanche un fermento, niente. È la delusione dopo anni di illusioni, forse anche quella, l'illusione 2 anni fa che lottava per i playoff, per andare in B, e ti accorgi che finisce tutto all'improvviso. Ripeto, fai anche difficoltà a commentare perché io penso che non c'è da guardare a quello che è stato, ma a vedere se c'è uno spiraglio e qualcosa per far rinascere la rata. Io personalmente, Giovanni, mi confido con te, non riesco a digerire questa caduta totale di interesse, di iniziative, di organizzazioni, di tutto, caduta tombale di un calcio che fino all'anno scorso era in Lega Pro ed era con il titolo della Lega Pro, perché la Maceratese si era salvata. Non è possibile che tutto sia sparito, diciamo che, al di là delle incomprensioni, diciamo, delle critiche. Che non è solo la Maceratese, il Modena ha fatto la stessa fine. Modena però anche... ci sono altre realtà più piccole a Modena, io lo vedo anche nei paesetti. Vabbè, qui attorno qui ci sono realtà più piccole, però ripeto, sì, l'Arezzo farà la stessa fine, Vicenza sta su quella strada. È un momento storico particolare, io penso che, ripeto, non è solo della Maceratese, purtroppo è capitata qui, e io mi auguro che, ripeto, che vedo che c'è gente interessata, che bene o male ancora c'è tanta passione, mi auguro che in qualche modo gli imprenditori facciano qualcosa per far ritornare il calcio alla Macerata. Io penso che gli imprenditori, scusa questo sfogo di un vecchietto che si trova dopo tanto tempo con un caro amico, e allora è toccato nelle corde del sentimento. Io penso che gli imprenditori si muovano, possano muoversi, poi è un momento non facile, però quando c'è una collettività che lo richiede, quando c'è un interesse vasto, come dire, allargato, quando ci sono idee, quando c'è un sentimento che si impone, perché se no investire adesso nel calcio non è una cosa tanto consigliabile. Io ripeto, per me ci vuole un progetto in una certa maniera, un grande progetto tecnico basato sul settore giovanile al di là della categoria, perché se non crei le basi solide dall'inizio poi fai la fine che ha fatto adesso questa società. Allora supponiamo che attraverso adesso, io sto spingendo molto con i miei amici della Rata per acquistare dalla procedura concorsuale del fallimento della Maceratese i simboli, la storia. Spero che ci si riesca attorno a questo valore che è intrinseco, importantissimo, anche se di poco significato venale, potrebbe aggregarsi un'iniziativa che potrebbe anche chiederti qualcosa. Vediamo, io ripeto, non naturalmente è... a livelli no, assolutamente modesti. Io penso che il cuore preparerebbe su di te. Ma io su certe cose è normale che se uno è qui stasera a cena perché fai parte di una storia non si cancella, però io penso che al di là dei sentimenti ci vuole un progetto tecnico che crea le basi forti. Con persone di competenza, con imprenditori che investano non tanto, ma che investano la passione e qualcosa per far ritornare il calcio. Io comunque, Giovanni, sono, ripeto ancora una volta, più favorevole a vedere la soluzione dei problemi della Maceratese con un movimento popolare, più che
d'élite imprenditoriale, quella potrebbe venire, ma in questo momento deve essere la città, il popolo, i maceratesi, i pistacoppi a pretendere il risveglio del calcio maceratese, con un'icona come te, come Giovanni Morbiducci, come Brizzi, come tanti altri che potrebbero, come ha fatto l'Ancona, che si è ripresa, no, da livelli bassissimi, però richiamando alcuni nomi, alcune icone. Ecco. Deve esserci un motivo sentimentale e popolare per riprendere la via dell'attività. Io penso sempre, ripeto, al di là, io non sono tanto sentimentale nel calcio perché è stato sempre il mio lavoro. Io ripeto, al di là dei sentimenti, perché ripeto, se no uno non pensa a Macerata, io penso che sono le idee, il progetto da seguire, sia tecnico che organizzativo, che dà il futuro a una società. È normale che ci deve essere la passione, altrimenti non staremmo qui.